Io sono uno dei componenti della pattuglia, mi chiamo Gianni Orlando. Ho in apparenza un'aria soddisfatta, ma in realtà ho una voglia maledetta di mandare tutto a remengo perché io faccio parte della pattuglia acrobatica, ma come riserva. Capitano Bergamini, quello lì coi baffi, capo formazione, dice sempre che prima di correre uno deve imparare a camminare. E quindi mi fa fare dei grandi allenamenti mentre gli altri fanno le acrobazie. Questo qui è Morricone, simpatico, è uno dei miei migliori amici, eravamo insieme al quarto stormo. E quello lì che viene da Drio è Petarin, l'altra riserva, solo che lui è la riserva più anziana, mentre io sono quella più giovane, cioè io sono la riserva della riserva, bella soddisfazione. Oh, questo qui è del prete, il solista, cioè mentre tutta la pattuglia vola in formazione, lui con il suo aereo fa tutto quello che vuole, le acrobazie che vuole, fa quello che vuole. Questo invece è Ferio, lui fuma la pipa, non si scompone mai, qualunque cosa succeda lui fuma la pipa, sempre fuma, insomma. Andiamo a fare i controlli di rito, dai.
Capitano Bergamini e Tenente Orlando in addestramento. Durata del volo 40 minuti circa. Controllare espulsore seggioline. Va bene, mi tocco e controllo. Eccomi qua, ma controllare i ninnoli e i ciuffoli. Questo va bene, tutto bene insomma, va bene. E pensare che fin da piccolo avevo l'idea di entrare in pattuglia, ma la roba che ho fatto, le scatole che ho rotto in famiglia, ai genitori, ai nonni, ai bisnonni, con la mania del volo. Ah, questa è mia mamma da giovane, che bella che è. Questo sono io. Ho cominciato con gli aeromodelli, me li costruivo io, ci facevo gli impianti. Tutta la roba giusta li mandavo in aria e io da terra a pilotarli, a fargli fare le capriole, tanto per prenderci la mano, in attesa dell'età giusta. Poi l'età giusta è arrivata e allora sono passato agli aerei un po' più grandi. Ogni volta che mi vedevano volare, a quelli del campo gli prendeva un infarto. E io, che avevo la fissa della pattuglia, obbligavo quelli dell'aeroclub a mettersi in formazione con me. Io naturalmente lì, loro, i gregari. Tutto come se fosse una roba vera su certi aerei che anche Francesco Baracca ci avrebbe volato più. Ma io li riempivo di champagne e li obbligavo a venire in formazione. Tutti imbriaghi, naturalmente. E poi finalmente sono entrato in aviazione. E poi ancora finalmente mi hanno spedito a Treviso. Sì, a due passi da casa, perché io sono di quelle parti, non so se si sente dall'accento, ma soprattutto a due passi da Rivolto, la base della pattuglia. Appena avevo un minuto di tempo, prendevo il mio aeroplanino e il sacchete, volavo a dare un'occhiata ai G91. Che belli che erano! Il colonnello Moschini, comandante della pattuglia, ogni volta che vedeva le mie evoluzioni rischiava l'infarto. Poi la grande decisione, piantarla con quelle esibizioni e attaccare direttamente il nemico. In casi così, prima regola è conoscere l'avversario. E per conoscere il colonnello ho convinto la mamma a dare una grande festa in villa in onore suo e della pattuglia. C'erano tutti. E c'era anche del prete. Guardalo là, fa il solista, non sa neanche fumare. Inoltre, per perfezionare la mia sottile opera di convincimento, avevo fatto invitare anche il generale De Luca, diretto superiore del colonnello Moschini e vecchio amico di famiglia. Ho rischiato 10 volte di sbattere contro il tetto e rovinare gli affreschi della villa. Tutto questo per convincere il colonnello ad ammettermi nella pattuglia acrobatica. Ma lui, imperterrito, incorruttibile, mi gelava con una risposta che non dava adito a nessuna speranza. C'è già una riserva, Pettarin. Piacere. Eccolo qua. Anche se sembrava che con il colonnello non ci fosse niente da fare, io insistevo e dovunque c'era una manifestazione aerea, Zacchete, là arrivavo io. Volavo con ogni tipo di aereo, con ali, senza ali, pilotando con le mani, senza mani, con i piedi, senza piedi, combinando ogni volta l'ira di Dio per attirare la sua attenzione, ma lui, duro.
Sono arrivato a fare di tutto per dargli nell'occhio. Anzi, una volta ho fatto talmente di tutto che c'è mancato poco che nell'occhio c'entrassi davvero. Nell'occhio del colonnello, intendo. Fai finta di niente. E chi lo vuole? È Orlando. Io faccio finta di niente. Mannaggia la niente! Lotta continua, da parte mia a preparargli gli agguati e da parte sua a cercare di sventarli. Diciamo la verità e giù la maschera. Il western all'italiana l'abbiamo inventato il colonnello e io. Colonnello, mi prende in pattuglia! No! Via, via, via! Non le romperò più le scatole! Via, via, se ne vada! Un giorno ho scoperto che stava traslocando e pignolo com'era, figurarsi se lasciava che i mobili viaggiassero da soli. Oh, c'è un aeroplano che ci segue. Si dia un contegno. Faccia finta di niente. Oh, guarda! Per pranzare che striscia! Per me spaventa le galline! Per buonatì, domare, domare, te la rotta in quel dosso! E così, per assicurarsi una vecchiaia serena e tranquilla, il colonnello mi ha mise in pattuglia. La torre controllo a frecce. Come mi sentite? La freccia 1 e 2 a torre. Vi sentiamo 4 quinti chiaro. Attendiamo collegamento con Biga. Qui Biga in contatto. Restiamo in ascolto. Freccia 1 a Biga. Vi porto zona Dolomiti con Orlando per addestramento. Ricevuto da Biga. Ci sentiamo a ritorno. Capo, sono pronto, puoi andare. Ok, ha ricevuto. Motore 97%.
Capo? Capo, c'è il falco Filippo che ci segue. Forse vuole entrare in pattuglia anche lui. E se non impari a volare, lo prendiamo al tuo posto. Carino. Avanti così. Stai in coppia stretta. Cerca di mantenere le distanze. Sì, signore, mantengo le distanze. Piantala, Gianni. Ritorna in coppia, rimettiti in ala sinistra. Oh, capo, capo. Torno da te. Ma dura molto questa trambata. Che cosa vuol dire trambata? Passeggiatina in tram. Contesti anche il vocabolario adesso. Eh sì. Gianni Orlando, capisco che per te è difficile volare come una persona per bene, ma ti devi rassegnare. Prima di correre si impara a camminare. È che io so camminare. Tu sai soltanto correre. Avanti così e controlla la posizione. Vabbè. Quando è che mi farai volare come solista? Del Prete è in piena forma, non ha nessuna intenzione di cederti il posto. Già, ma sua mamma? La mamma ci soffre ogni volta che lui vuole, si sta malando, sai? Dovresti avere un po' più di comprensione per quella povera donna. La mamma è sempre la mamma. Certo che poi la gente si domanda perché uno ha la mania del volo. Che anche a fare le tramvate importa mica niente, basta stare quassù e guardare quello che c'è intorno. Ma è Orsega... Sembra di sognare ogni volta. Passa avanti. Grazie, capo. Controlliamo i tonneau. Vada i tonneau a destra. Lo vedi che perdi quota? Altro che fare il solista. Te ne faccio un altro? Sull'asse col variometro inchiodato. Motore. E tira su per il looping. La rovescio, arrotonda il looping. Stringi. Stringi. Sono 6G, vedo nero. Metti l'anti-G ad alta pressione. All'atterraggio. Ho ancora carburante. Faccio due capriole e ti raggiungo. Frecce 1 e 2 autorizzati all'atterraggio.
Che bello fare il solista. È come giocare al calcio. Già giocare in Serie A è il massimo, ma essere Boninsegna o Rivera poi è il massimo dei massimi. Vara, vara. Attacco, dribblo, tiro, gol. Ho paura di aver fatto la sfumatura alta al nonno. Ho paura anch'io. Tiriamo le somme, Orlando. Niente da dire sul suo conto come pilota. Ma come uomo lei è, mi creda, un disastro. Si sa, vita facile, mammina che le dà tutto. Forse non è neanche colpa sua. Infatti è per questo che io l'ho messa alla pattuglia. Per insegnarle a stare al mondo. Perché la pattuglia è come la società un po'. Con le sue regole, le sue leggi. Lo so, lei sogna il posto di solista come del prete. È bello, fare le capriole, su in aria, liberi. Ma prima deve imparare a stare con gli altri. Deve imparare a capire che gli altri contano più di noi stessi. Bella predica. Che vecchiacci come me, si sa. Avanti. Porco Giuda. Ecco fatto. Recagno è a letto malato. Influenza con complicazioni bronchiali. Ne avrà almeno per una decina di giorni. Ostra che bel colpo. Sarebbe a dire? Bel colpo perché? Come non detto. Così siamo nei pasticci per Parigi. Beh, no, ci abbiamo Pettarin. No, signore, vi prego, io sono disposto a qualunque sacrificio pur di volare al posto di Pettarin anche come fanalino. Darei non so che cosa, anche la testa, per favore. Giuro che non vi romperò più le scatole. Fatemi volare. C'è una sola persona che può decidere del proprio diritto. Lui, Pettarin. Se Pettarin è d'accordo, voli pure a Parigi. Hai chiesto Pettarin? L'altra riserva. Ma è più anziano di me. Mamma, perché non mi hai fatto nascere un anno prima? Magari, sarebbe piaciuto anche a me, cosa credi? Purtroppo un anno prima quella buonanima di tuo padre stava al fronte. Sarebbe stato un po' imbarazzante, non ti pare? Sì, intanto vola Pettarin. E si vede che suo padre era riformato. Bene, ci parlo io con Pettarin. Forse posso convincerlo a... Ma no, mamma, non parlare con Pettarin. Con il colonnello, allora. No, lascia perdere anche il colonnello. Nemmeno lui può farci niente. Con il generale? Stavolta me la cavo da solo. Guardalo pure con comodo, è antimagnetico, antifurto, antitentazione. C'è un piccolo televisore incorporato e fa 25 km con un litro. Mi cedi il tuo posto? No. Guardala. L'ho vista. Se mi cedi il tuo posto te la pigli anche subito e tua. Pia pure, sai. La moto o la ragazza? Tutte e due. A quanti giri va? 7.500. Super o miscela? Champagne. Ma che champagne è champagne? Vale che questa va a cappuccino e brioche. Tu vuoi volare a Parigi, no? Certo, è per questo che te le ho offerte tutte e due, la ragazza e la moto. È nuova, fiammante. La ragazza. La moto. Costa più di 1.000.000. La moto. La moto. E la ragazza? La ragazza è un debole per gli occhi chiari. Con lo sguardo che c'hai tu ti casca fra le braccia. Ne abbiamo già parlato, fai tu. No. A Parigi volo io. Sì, vola, riserva maledetta. Vola pure a Parigi, che io intanto me ne volo qua e mi diverto di più anche. Music. Abbiamo tutta una notte davanti a noi. Bevi. Chi è? Rispondi. Ah già, rispondi. Orlando. Disturbo mica? Sì, capo. Beh, non me ne importa niente. Reggiti forte, ho da darti una notizia. Preoccupare che mi reggo. La malattia di Recagno continua, è come se non bastasse, del prete è partito per trovare. Sua madre sta male. Cosa? Spina al buco. Capo, pronto? Capo, pronto? Pronto? Ma sì, pronto, certo che sono qui. A Parigi voli tu, rompiscatole. E voli da solista? Da solista? Sì, da solista, al posto di del prete. Sì, da solista, visto che sei nato con la camicia, tanto vale che tu ce l'abbia di seta, no? Sta male la mamma. Mamma! Come stai, mamma? Ernesto! Come stai? Bene, anzi non male, malissimo. Ma il dottore cosa ha detto? Non lo so. Come non lo sai? Ha detto che stai bene o che stai male? Non ti aiutare, no! Pronto, dottore?
Qui è del prete che parla. Volevo sapere come sta mia madre. Come? Bene. Ma ne è sicuro? Ma se zio Fernando mi ha scritto che era grave, gravissimo, era lì lì per... Sai, ho sognato San Giuseppe da Copertino che senta, volava. Senta, dottore, mi faccia un favore. E un tratto, trac! D'ora in poi, qualunque cosa succeda, mi telegrafi solo lei. Aggiungi a questo che il bollettino annunciava nebbia in Valpadana. Mammina. Venti forti mamma, dall'est. Ma tu devi smetterla. Mare questa mosso. Volta mi ha telegrafato zio Fernando. Nel medio l'altra volta mi hai telegrafato tu. L'altra volta ancora zia Lucia che mi ha scritto. Mamma, come devo dirtelo? Ma per l'amor di Dio, ma no. Vuoi stare mamma, zitto un stai momento. A casa che ci sono fronti mamma, di nubi. Io voglio volare! Voglio volare, capisci? Con mare mosso nel medio alto Adriatico. Mamma, io non navigo, mamma. Perché non mi dai una sigaretta per piacere? Io volo. Grazie. Volo. L'importante è che tu sia qua con me, figlio mio. No, mamma. Io sono a Parigi. Dà il suo benvenuto ai componenti le pattuglie acrobatiche che in occasione del 21° raduno si accingono a competere per la conquista della Coppa Aerea. Coppa attualmente nelle mani delle Frecce Tricolori, pattuglia acrobatica italiana. Notizie della madre di Del Prete. Tra Parigi e Trofarello non c'è teleselezione. Ogni volta che c'è una manifestazione lei immancabilmente si ammala. Mia madre sta benissimo. Vorrebbe solo che cambiasse attività. Tutto qui. Sta proprio bene? Eh? Ho controllato di persona. Scoppia di salute. Sono contento. Prendimi la coppa se ci riesco. Fossi in te non ci conterei troppo. Vedremo, il mio aiutante è sottotenente Riva. Il mio aiutante fa nulla. Adesso, mica male con il capellone il tuo ufficiale. Beh, neanche il tuo scherza. Attention, attention, mesdames et messieurs, chers amis. Voici maintenant la patrouille de France sur Fougue Amateur qui se prépare au décollage. May I have your attention, ladies and gentlemen? The French team are about to take off now in their Fuga Majesties. Attenzione, attenzione. A voi la patrouille de France su Fuga Magisters. La pattuglia si prepara per il decollo. No, non volo pas. E allora perché vestito in questo modo? Perché sono un ottimista. Thank you.
Beh, mica male. Già, mica male. Non mi piace la faccia che fai. Che cos'ha la mia faccia? Ha qualcosa di strano la mia faccia, tenente? Sì, colonnello. Lo vedi? Non mi piace. Tienimi d'occhio, dopo la cardioide ci incrociamo stretti e bassi sulla pista. 10 piedi al massimo, te la senti? Sta tranquilla. Sì, sì, bassi, ma non troppo. Che non ci sospendano per esibizione pericolosa. Ma non è pericoloso volare così basso. Boh, mica tanto. Facile dirlo stando qui a terra. Vorrei vedere lei a posto loro. Già. Filano. È la tuta anti-G. Che roba è? Ci si pompa dentro dell'aria. Così la tuta gonfiandosi stringe le arterie, blocca il sangue e quando si richiama o si vira stretto impedisce di scendere sotto gli occhi. Perché? Se scende sotto gli occhi cosa succede? Prima si vede nero, poi si sviene e infine tracchete se va a sbattere. Ma come fa a sapere tutte queste cose? Eh beh, sono pilota anch'io, gliel'ho detto, no? Allora se lei è un pilota perché non vola? Perché non volo, Van Mauser? Attention, je vous prie. C'est maintenant l'escadron anglais qui se prépare à partir. Au Red Arrow, suivre à l'exhibition de la patrouille italienne. The British squadron is getting ready to take off any minute now. After the Red Arrows, we'll be having this play by the Italian team. Attenzione, la pattuglia inglese si prepara per il decollo. Ai Red Arrows seguirà l'esibizione della pattuglia italiana. Lei è un pilota italiano, ha detto. Sì, sono un pilota italiano. Allora perché non decola? Decolo, decolo. Non voglio finire sotto corte marziale per omicidio di spettatrice. Et dans le même axe. Forse fareste bene a strutturarti un binocolo. McLean, che cacchio hai combinato? E adesso una novità assoluta. La pattuglia inglese presenta una nuova figura, il tonno sull'asse. Attenzione. Lo sapevo. Giù il cappello, signore. Questo sì che è volare. Ci hanno fregato. Eccoli, eccoli! Ecco fatto. Tutti tonnò sull'asse. Chi ci aveva pensato? Noi ce ne stavamo tranquilli sulle nostre figure. E quelli, opla, ci hanno messo una bella triglia tra i denti e la coppa ce l'hanno loro adesso. McLean ha avuto la faccia tosta di offrirmici lo champagne, come se fosse un bicchiere. E io per non strozzarlo l'ho bevuto. No, no, è colpa nostra. È colpa di tutti. Che c'entra? Ma andiamo, comandante, ma lo sai da quanto tempo ripetiamo tutti le stesse figure? Da anni. E gli inglesi? Lo sapete perché ci hanno stracciato? Perché? Perché hanno inventato qualcosa di nuovo. La cosa che mi fa più rabbia è questa. Garibaldi è roba nostra. Eppure, quando si tratta di pattuglia acrobatica, noi siamo delle macchinette. Precisini. Tutti pieni di misura e self-control. Gli inglesi invece diventano dei garibaldini, pazzi e scatenati. Con gli apparecchi loro è facile farci acrobazia. Sì, sì, sicuro. Però questa volta guarda che non si tratta di apparecchi. Tu, per esempio, con il tuo G91, più pesante, meno maneggevole, come solista non ti batte nessuno. Perché?
Perché ormai la tua mano è tale che ti fa fare, se non meglio, le stesse cose che il solista inglese fa con un aereo più maneggevole del tuo. Vedi, non è questione di apparecchi, come dici tu. Il fatto è che noi ormai siamo ad un punto morto, tutti impegnati al limite, tutti bravi allo stesso modo, francesi, italiani, inglesi. E allora che cosa succede? Ecco il succo della lezione che abbiamo avuto a Parigi, che non vince più la macchina, ma vince l'uomo se ha un'idea. E allora tiriamolo fuori anche noi, quest'uomo con l'idea. Io sono qui per aiutarvi, ma la coppa deve tornare qui, capito? La prossima volta ci deve bere McLean. Questa volta l'idea l'hanno avuta gli inglesi. Adesso mettetevi al posto loro e fatevela venire voi l'idea se volete fare carriera. Vorrà dire che per una volta tanto avere delle idee servirà a fare carriera. Ridere! Era una battuta da ridere! Adesso tutti al bar, pago io, è un ordine. Oggi curiamo le trasformazioni. Trasformazione da calice a piramidone. Via! Sinistra in ritardo, numero 8 è sfilato. Ragazzi da capo, numero 8 più pronto al motore. Trasformazione. Via. Tutta la sinistra in ritardo, numero 8 è sfilato. Ragazzi da capo, numero 8 più pronto al motore. Trasformazione. Via. Tirare, tirare. 2G, 3, 4G. Sul top. Non è con i G che riprendiamo la coppa. Piantala. Tornò a sinistra. Via. E non è neppure con i tonneau che si riprende la coppa. Qua ci vuole un'idea. Giusto. Johnny ha ragione. Tiriamola fuori quest'idea allora. L'idea sarebbe che faceste un po' di attenzione invece di continuare a discutere. Stringere la formazione. Pronti per l'apertura della cardioide. Via. Rovesciare ed allentare piano. Allontanamento rovesciati. 1, 2, 3. Rovesciamento. Via. E attenzione all'incrocio. Non ci siamo. Qui ci batte anche la Corea. Anche la biga ci si mette adesso. Pronti per l'apertura della bomba. Via. Attenti alle quote di separazione all'incrocio. Ma il casino che avete combinato. Avanti. Riunione alla svelta. E andiamo all'atterraggio. All'atterraggio sì, ma senza l'idea. Ti ho fatto aspettare molto. Troppo, Benedetta, ma ci rifaremo del tempo perduto. Vieni, vieni, tormento delle mie notti insoni. Io sono io, chi sei tu? Mica le puoi fare queste cose. Perché c'è in giro il marito? In giro ti ci fai prendere te. Ci hai visto come hai volato a Parigi? A me cosa c'entra? Può capitare, poi non mi faccio prendere in giro, mamma. Bella figura mi hai fatto fare con le mie amiche, va? Vabbè, mi dispiace, mamma. E poi, sai com'è? A canasta in cinque.
Uno non gioca e a me è capitato di essere il quinto mama, vero? Ah, sì? E da quando in qua giochi a canasta? Ma mamma, io non gioco a canasta, io. Ti richiamo più tardi perché sono occupato, occupato. Oggi lasciamo perdere le nuove idee e cerchiamo di fare decentemente almeno il solito programma. Prepararsi per il ventaglio. Via! Allora ve la fate venire questa maledetta idea, sì o no? Senti, se a Newton non gli cadeva la mela sul naso, la legge sulla gravitazione universale era ancora da inventare. A me è la coppa che interessa e non la mela. Ci sono ancora 20 giorni e in 20 giorni ne possono succedere di cose. Che buffo, non sapevo che agli scacchi si giocasse così. Infatti così non si gioca agli scacchi, così gli inglesi si preparano al tonneau sull'asse. Non pensare sempre agli aerei, ci sono qua io adesso. È appunto per questo che ci penso. Oh, carino. Voglio dire che quando ci sei tu mi distendo e allora i pensieri vanno a ruota libera. Adesso fai mo' di stendere me. Mi fai mettere al tuo posto. Mi ricordi il colonnello? Sempre complimenti, Ma no, cosa c'entra? È che anche lui dice sempre la stessa cosa. Mettetevi al loro posto e cercate di farvi venire un'idea. Grosso serpente, 6 lettere. Pitone. Pitone. Ripeti. Pitone. No, 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 lo scavalcamento che hai fatto adesso. Ma perché, scusa? Ripeti senza fare domande, dai. Con te mi sembra sempre di essere sotto le armi. 1, 2, 3, via. Rifallo un'altra volta. Ecco, ancora una volta, grazie, sì. 1, 2, 3, via, bellissimo. 1, 2, 3, via. Rifallo. Ieri sera, facendo delle robe di sesso, mi è venuta un'idea. Tienitela per te e cerchiamo di lavorare seriamente. Senti, capo, da un'occhiata. Ehi, stai attento che mi viene addosso. Ma che fa? Piantala, tenente. Ritorna in formazione. Oh, capo. Senti, è un lavoro di cloche, motore e pedaliera. Sincronizziamo i movimenti e guarda cosa succede. Oh, ma che sei impazzito? Capo, ma che hai appreso quello oggi? Zitti! Ecco, potrebbe venire meglio, ma insomma è già una roba, no? Orlando, tu oggi hai chiuso. Ritorna a terra immediatamente. Mi c'è avuto, capo. Scusa. Scusate, ragazzi. Ciao. Ciao. Ma qui non c'era un attaccapanni? Non c'è più. Allora, che cosa hai nel cervello? Ma niente, solite fesserie. Seltz almeno ce n'è? Credo di sì. Senti, io ci ho pensato su. E siccome non sei né pazzo né cretino, quindi se hai fatto quello che hai fatto, una qualche ragione la dovevi avere. Eravamo così vicini che ho avuto l'impressione che avresti fatto caramba. Ah, sei impressionabile. Sì, ma anche Ferrio si è preso fifa. Dice che ti ha visto scattare via e poi perdere quota. Ti guarda, forse ho sbagliato, ma volevamo un'idea. Questa magari balorda, ma non si è mai fatta. Guarda, questo sono io e questo sei tu. Linea di fronte. Io me ne vado qua, così. Tu che sei qui,
Fai così. E si prosegue uniti, via che vai. Però, niente male. Certo, niente male. Dunque sarebbe, io che sono qui, passo qui, mentre l'altro, quando questo è avanti, passa e rovescia. E rovescia. Ma sai che non è male come idea. Vieni, vieni, di corsa in aula briefing. Beh, ma che ti prendi adesso? Guarda. Alla tua età. Gli inglesi fanno un tonneau indipendente sull'asse. Noi facciamo un tonneau sincronizzato, partendo dalla linea di fronte e rovesciandoci uno sull'altro fino a tornare alla posizione iniziale. Questa gli inglesi col cavolo che l'hanno pensata. Bello. Questa sì che è un'idea. In sostanza, al via il primo di sinistra scatta e si rovescia sul secondo di sinistra, il quale stringe sul capo formazione. Poi si rovescia a sua volta sul primo che gli arriva addosso e tutto in sincrono con l'ala destra. Scusa, ma tu che distanza pensi di tenere tra ala e ala? 50 centimetri. Pochi? Diciamo un metro. Poi nella fase rovescia, testa contro testa. In caso di perdita di un'ala, riempire il modulo, reclami e disservizi e inviare l'autorità competente. Parla il solista. Buoni, per favore, va avanti. Praticamente è un doppio tonneau con tre parametri. Tempo, distanza e quota. Praticamente è un doppio tonneau con tre parametri. Tempo, distanza e quota. Tutta la difficoltà consiste nell'eseguire contemporaneamente la figura a destra e a sinistra. Cioè i rovesciamenti sulle due ali senza perdere il contatto e la linea di volo. Ma ti sei chiesto come può rispondere l'aereo? Ma secondo me dipende dalla sensibilità della cloche. Filtro. Allora proviamo. Nuova l'idea. Via. La riproviamo. Via. Forza ragazzi. Via. Così va bene. Via! Linea di fronte! Via! Arrivederci! Via! Doppio tonneau. Via! Doppio tonneau. Via! Ustere, ovvio, mica tanto bene, era più facile al tavolino che farlo in volo. È colpa della cloche. È troppo sensibile. Basta toccarla che si sbatte via come dei pazzi. Più che sbattere via, si rischia di sbattere uno contro gli altri qui. Ma se il difetto è nel manico, correggiamo il manico allora. Cioè, facciamo indurire la cloche. Anche questa può essere un'idea. Non può essere un'idea questa. Come va, Paolo? Ma a me sembra bene. Non mi divertirebbe per niente fare un campo da golf con 9 belle buche sulla pista. A rispondere la cloche adesso? Ma mi pare che vada bene, sembra indurita al punto giusto. La risposta dell'aeroplano si dovrebbe poter controllare al 1000 per 1000. È quello che ci serve, no? Sì, è quello che ci serve, però noi oggi restiamo a terra e voliamo domani. E così un altro giorno perduto. Capo, ti dispiacerebbe dare un'occhiata generale a tutti gli aerei? Ma stia tranquillo, capitano, ci penso io. Sì, io voglio essere tranquillo. Questa modifica è un colpo di testa. C'è un collaudo serio, scrupoloso. E in fondo la pelle è nostra. Per un collaudo serio, se vuoi, posso pensarci io. Sarebbe a dire? La mamma. La mamma? La mamma, la mamma conosce tutti, è piena di amici dappertutto. E c'è De Santis. Sì, l'ingegner De Santis, che è amico suo, sai, lui sa tutto sui G91. Praticamente come se l'avesse inventati lui, è vero.
E se lui ci dice che questa modifica è possibile e non una roba così alla pressapoco, allora sì che possiamo stare tranquilli. E allora, cosa ne dici, ingegnere? Si può fare. Basta un po' di tempo. Ma la manifestazione è fra 11 giorni, sa? L'allero. So io quello che ci vorrebbe per voi. Una primizia. L'Ypsilon. Oh, una cloche come la sua. Ecco qua, guarda, pilota. Doppio scarico, doppia potenza. E con una cloche che gli fa fare dei tonneau dentro l'anello di fidanzamento. Ah. Dai, vieni. Posso? Sali. Bello. Se sei un amico me lo fai provare. Ti piacerebbe? Porca. Casco e tuta? Li porto sempre con me. Non si sa mai. Dai, sbrigati che c'è Orlando in linea! Dov'è? Non lo vedo, ma dove sei? Eccolo là! Fanne uno lento adesso, più lento che puoi. Agli ordini, capo. Anche De Santis la pensa come noi. È solo una questione di taratura e colpa. Ci siamo, Gianni, ci siamo. Vieni subito da me. E voi due non avete visto niente, chiaro? È un aereo così che ci serve. Ma per adesso dovete accontentarvi di quelli che ci avete. Ci sono 11 giorni solo. A Parigi ci hanno fregato, dobbiamo farcela. E ci si può fare, almeno spero. E mentre voi fate le modifiche, io parlo con Roma, non solo per ragioni burocratiche, ma per un controllo tecnico definitivo. Grazie, sei veramente un amico. Ma scusa un'altra cosa. Cosa c'è ancora? Conosci qualcuno all'Italia? Conosco tutti. E sai mica se hanno sempre bisogno di piloti? Come pane. Perché? Io ci avrei due. Due amici miei, due della pattuglia. Due della pattuglia? Magari, te li faccio assumere in un batter d'occhio. Attento alla testa. Battezziamo le molle, capitano. La richiamata qui è più faticosa, ma il controllo è più preciso. La mia non è perfettamente registrata, ma va già abbastanza bene così. Trasformazione a piramide. Via. Prepararsi alla linea di fronte. Battezziamo il doppio tonneau. Mi raccomando, lento e con calma. Ok, capitano, lento e con calma. Doppio tonneau. Bene. Via! Attenti all'allineamento. Curate il gradino. 5 più giù. Più giù, va bene. Vedi come va meglio, capitano, adesso con la cloche così modificata, va meglio! Fantastico, colonnello, fantastico. Sì, ma bisogna farla indurire un filo di più. Sempre lui. Ufficio meteorologico annuncia cumulo nembi. Bello schifo, ragazzi, da capo. Da capo un cavolo! A terra! Tutti a terra e rapporto da me immediatamente. Ma colonnello, stiamo provando. È un rapporto detto! È un ordine! Incazzoso il colonnello oggi, non capisco mica. Voleva un'idea, gliel'abbiamo data, lui si incassa. Chi vi ha autorizzato a fare modificare la cloche? All'ingegner De Santis. Ha detto che si può fare. E il collaudo? Dov'è lo stavene dell'ufficio tecnico? Scommetto che questa pazzia, perché questa non si può chiamare acrobazia, questa è una pazzia, l'ha inventata lei. Quella coppa se la sono presa gli inglesi. E magari con la nebbia di Londra si rugginisce. E noi dobbiamo riportarcela a casa. Senti, tu lo sai che non voliamo per lo stipendio. Avanti, dacci una mano. Ce la dobbiamo prendere, questa soddisfazione. Perché quella coppa l'hanno presa? Ma quanto è vero Dio? Lei faccia silenzio! Appunto. Ho volato anch'io come voi e so benissimo come vanno queste cose. Ci sono delle bravure che si possono fare, al limite si fanno. Altre che si possono fare soltanto se siete i pazzi. Io questo non lo voglio. 10 giorni per mettere insieme questo... Doppio tonneau. Sono pochi, lo sapete tutti. Sì, sì, ma lavorandoci giorno e notte ci riusciamo. E le molle? Le strutture dell'aereo? L'ingegner De Santis avrà fatto bene i suoi calcoli, non è mica un matto. Non parli di matti, lei. No. C'è un ufficio tecnico al ministero. Soltanto loro possono dire se la modifica va bene.
Parlerò io con l'ingegnere De Santis. Passami la sperimentale, per favore. E spingerò io la pratica. Va bene, sono un vecchio pignolo. Pensate che voglio tenermi lontano dalle grane. Pensate pure a tutto quello che vi pare. Ma no, comandante, che ci metteranno un sacco di tempo a dare il loro benedetto benestare, quelli di Roma. Li sveglio io! Lo vedete questo? Lo fondo a furia di chiamare. Non posso permettermi di essere pazzo come voi. Il doppio tonno è... Permettermi di essere pazzo come voi. Il doppio tonno è rimandato. Avanti con gli allenamenti normali. La sperimentale? L'ingegnere De Santis per il colonnello Moschini, per favore. Ma cosa fate? Mi spiate adesso? Presente si comunica a tutti i piloti componenti la pattuglia acrobatica che da oggi fino a nuovo ordine è tassativamente vietato il doppio tonneau firmato il tenente colonnello pilota Moschini. Chissà cosa ti penserà di me. Ah, niente, non ho più cervello, no? C'è un numerito. Sei sposata? Ma non me l'avevi mica detto. E adesso cosa fermo? E cosa fermo? Fammi coprire, perché è imbarazzante farsi scoprire, scoperti. Là, nell'armadio. Nell'armadio. L'altra volta i vestiti, presto, non lasciare tracce. Ma tuo marito... Oh, per l'amor del cielo, qua presto, sennò quello mi coppa. Mi sembra un po' eccessivo. Presto, presto. In fondo cosa abbiamo fatto? Per una volta... Sempre strettini sti armadi, casca tutto, ci siamo. Mi dispiace disturbare la riunione, ma purtroppo il gioco è pericoloso. Capirai, il marito è geloso. Non si tratta del marito, si tratta del colonnello. Ma il colonnello le capisce certe cose, queste uomo, sì, no? Ma quelle no. Me il colonnello non lo conosco. Peccato. Come zelo fisicamente. È un punto di vista nuovo per me. Le piacerebbe, signora, vuole che glielo presento. Ecco, tu potresti convincerlo. A venire a letto con me? No, per il doppio tonno, meno sexy ma più spettacolare, vero? Oddio, ma questo è veramente mio marito. Nascondete presto nell'armadio tutti e due. Ma per... presto, per l'amor di Dio. Siamo in due, quando gli uomini sono in due non si pensa alla duperia. Alla duperia no, ma la partussi, presto, zitti, buoni, fermi, tutti e cosa due. Oddio, quel po' una strage. Cos'è la partus? La mucchiata. Ah? Apro subito, bel mio passerotto. Grazie per il passerotto, signora, anche se non è il tipo di volatile che preferisco. Vediamo se in questa casa si conservano le abitudini. Se non riusciamo ad allontanare il colonnello, non si può provare il doppio tonno e la coppa la salutiamo. Era quello che gli stavo dicendo. E allora dovresti farti venire un'idea, in modo da provare tranquilli. La mamma, posso sempre ricorrere alla mamma. È una specialista in queste cose, fosse vissuta nel 700 sarebbe stata la Pompadour. In che senso? Nel senso politico e diplomatico, cosa hai capito, cosa vorresti alludere? Ma io non alludo a niente. Vabbè. Io ho soltanto bisogno che il colonnello si prenda un po' di vacanza. Allontaniamolo, anche senza farlo espatriare. Ah, no, se vogliamo impiegare la mamma, lasciamola libera nelle sue iniziative. E funzionerà. La mamma funziona sempre. Tesoro, mi aspetti? Ma neanche non che penso. Ecco, lo sapevo. Lo sapeva. Lo sapeva. All'Italia? All'Italia. Anch'io. Hai visto? Un sacco di grana per un lavoro comodo e tranquillo. E non c'è rischio a scorazzare i turisti sui jet di linea? Tu quando è che dovresti andartene? Tra due mesi, se non mi promuovono. Io tre. Chissà chi avrà dato i nostri nomi all'Alitalia. Forse nonno Moschini. No, forse uno che si preoccupa per noi. Uno che pensava di poterci sistemare per tutta la vita. Sì, certo, un benefattore. Esatto. Io ho voluto, mi pare la sistemazione ideale. Uno ha diritto a vivere tranquillo, no? Giusto, non si corrono rischi. E ci si riposa. E in più ci si arricchisce. Arricchisce? Ma ti pare bello fare questi versacci a tavola? Hai spaventato nonno. E allora continua. Mice, che scusa. Scusi, colonnello, la vogliono al telefono, pare che sia urgente. Sono già d'accordo con sua moglie, colonnello. Un meraviglioso weekend in barca. A grado. E poi... Cioè...
Oh, Trieste, Trieste, ho invitato il generale De Luca, viene anche lui. Buono, Lucrezia. No, Lucrezia è il cane. Si porti la maglia di lana, sa, farà un freddo. Ciao Tosi, nonno sei a Trieste senza alcun sospetto, no. E bravo Orlando, l'idea dell'invito in barca è stata una cannonata. Ho fatto invitare anche il generale De Luca, così nonno se l'è bevuta meglio. Sorvoliamo grado, e appena siamo sul mare ci scateniamo con il doppio tonno. Dobbiamo provarlo o riprovarlo fino a farci venire la nausea. Se c'è una cosa che detesto è andare su questa barca. Ma è un ricordo di famiglia e mi dispiace disfarmene. Dove siamo, Rudy? A grado, signora. Ma mio figlio non aveva detto Trieste. Esatto. Faccio licenziare il comandante. Ma gliel'ha detto lei di andare a grado. E allora ho sbagliato io. Come sempre, signora. Oh, d'accordo, Rudy, d'accordo. In mezzo al mare c'è il colonnel che naviga. In mezzo al mare c'è il colonnel che naviga. In mezzo al mare c'è il colonnel che naviga. E noi proviamo il doppio tonno. Generale, si prepari ad abbandonare la barca che tra poco si balla. Perché? Qualcosa non va. Senti? C91. Non sono adorabili, c'è anche mio figlio. Pronti in linea di fronte. Pronti. Velocità 400 nodi, pronti per il doppio tonno. Via. Proibire una cosa qui da noi equivale a ordinarla. Mannaggia come vanno bene. Grazie, è la mia pattuglia. Doppio tonno. Via. Tu conosci Gabrini? Gabrini. Quello del servizio tecnico. Come fratelli. Bene, Gabrini ha sul suo tavolo una pratica urgente. Modifica, tarature, molle, richiamo, cloche, G91 pan. Chiaro? Chiaro. Mancano 6 giorni alla gara più importante dell'anno. La Coppa è a Londra. E con questo? Voglio lo sta bene di Gabrini su quella pratica. Ne dipende la possibilità di effettuare una nuova figura. Ed è una cosa che interessa quei pazzi e me. In quella Coppa ci deve bere McLean la prossima volta. Generale, lo sta bene, deve arrivare domani. Beati loro, vecchio mio. Vecchio sarai tu. Guarda, ci hanno spedito qui a farci rivoltare le budella per poter provare a riprovare indisturbati. Già. Guarda, è bello, generale, è bello. Sì. Sento, arriva quello sta bene o faccio uno di quei casini. Lo so, ti conosco. Miglioriamo, ragazzi. Questa volta era quasi recente. Da capo, riproviamo. Capo, c'è una barca là in barco. E chi se ne frega? Anche sembra la mia, non vorrei che la mamma avesse confuso. La Pompadour. Già, per questo c'è stata la rivoluzione francese dopo. A tutta pierna, a casa. Vorrei fare un telegramma per la base di rivolto, Udine. Subito. Tutti consegnati fino nuovo ordine, colonnello Moschini.
Povera signora con un ostinato come questo. Senti, Pietro, la coppa è sulla aiola. Lo so, c'è un cartello vietato calpestare l'erba, ma noi fingiamo di non saper leggere e la coppa ce la riprendiamo. Ascoltami, voi mi state facendo impazzire. Perché se ci fosse il tempo, sarei io il primo a dirvi avanti con questo doppio tonno. Ma porca mi scusi, signora. Ah, lui dice molto peggio. Ma il tempo non c'è. 4 giorni con oggi. Il tempo ci sarebbe se tu non ci tenessi chiusi qua dentro. Io me ne infischio dei collaudi che fate voi. Ero con De Luca ieri. Ha telefonato lui a Gabrini. Si sono scatenati. Io per la scusi, signora. Magari lui si limitasse a questo. Quel collaudo è serio. È l'unico collaudo al quale credo. Accidenti, Bergamini, ma va... Scusi, signora. Ma le pare, colonnello, rose e fiori. Cara, vai a telefonare al garage per vedere se mi lavano la macchina. Vacca boia, capitana, hai voglia di studiare da morto. Come puoi affidare la tua pellaccia a un collaudo fatto a orecchio? Se almeno potessimo fare il solito addestramento. O la tua maledetta parola d'onore che farete solo pattuglia? Cosa significa quello? No, oppure il tic? Dipende. Tra 3 giorni c'è la manifestazione con la coppa in palio. Concorrenti, Red Davis, Patrouille de France, Frecce Tricolori, Red Arrows. Il colonnello si ostina a proibirci il doppio tonno e io non posso dargli torto. Al suo posto farei come lui, probabilmente. Ma siccome non sono al suo posto, gli do torto, non gli do la mia parola d'onore e quindi il doppio tonno lo proviamo lo stesso. D'altronde, siccome è solo con la figura nuova che ci riprendiamo la coppa, tutta la pattuglia è in volo con il programma completo. Pettarini e Orlando restano a terra, meno siamo e meno diamo nell'occhio. E adesso vediamo le previsioni del tempo per le prossime 48 ore, porco Giuda. E speriamo che almeno il tempo ci dia una mano. Era giusta. Io lo so quello che senti. Ma no, non ti preoccupa. Anche agli altri dispiace. Ma sì, perché il doppio tonno è tuo e meriteresti di volare. Salve. Buongiorno. Darei non so che cosa, mamma mi dice sempre, perché non sposi la figlia del generale De Luca? Così ci riesci, ma è un po' bruttina. E poi non servirebbe. E non sarebbe giusto. Certo, non sarebbe giusto. Ci dispiace a tutti, davvero. Poi adesso vai bene, sembra che tu ci sia nato nella pattuglia. Sapessi quanto mi costa. Certi momenti mi ben voglio mandare tutto a quel paese e andarmene per i fatti miei. Beh, va dalla tua ragazza, noi ci facciamo un po' di tonno. Amore, scusa il ritardo, sai. Adesso ti porto a divertire. Sì. Vi ho visti volare. Mantieni le promesse, non c'è che dire. Non avevo mica dato la parola d'onore. Non ti avevo ordinato di darmela. Tu tieni troppo la coppa per ordinarmela. Tengo di più alla vostra pelle. Non fate gli spiritosi inutilmente. Guarda qui. Icaro muore e nessuno se ne accorge. Bruegel era un ottimo pittore. Icaro un pessimo pilota. Notizie da Roma? Ancora niente. Ma porca... L'ho già detto io. Avanti. Telegramma per lei, signor colonnello. Vai pure. Sì, signore. Roma. Trofarello. Cosa c'entra Trofarello? La mamma di Del Prete sta male. Sì, la madre di Del Prete sta sempre male. Già, solo che questa volta il telegramma non è suo, del dottore. Avverti Pettarin, vola lui in pattuglia domani. Del Prete ha fatto appena in tempo a prendere l'ultimo aereo, quindi preparati spiritualmente, visto che domani tocca a te. E Orlando? Non possiamo pretendere che si ammalino le madri di tutti per permettere a Orlando di volare. Capisci che questo non possiamo pretenderlo. Sì, ma con tutti i soldi che ha potrebbe infischiarsene, invece... Sempre con l'idea della pattuglia. Ci sta facendo una malattia. Beh, si può sapere cosa c'è? Niente. È che di solito a questo punto squilla sempre il telefono. Lascia perdere, adesso ci sono qua io. Brava. Ecco, cosa ti dicevo? Invece che il pilota avrei dovuto fare il centralinista. Pronto. Domani voli, rompiscatole. Cosa? Pettarin. Ammalato.
e del prete in viaggio per Trofarello causa madre gravissima. Quella. Quella un'ostrega. Dopo la fregatura di Parigi questa mi sembra un bis. Belle queste lenzuola, ma scivolose. Non sono lenzuola, stupida. È un paracadute e sono i colori della pattuglia questi, sai. E preparati spiritualmente perché questa è la volta buona. Oh? No, 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 non ci credo più ormai. Né ai viaggi, né alle malattie, né alle altre balle. Se non tocco con dito. In che senso? Nel senso del controllo. Eh sì? Certo che controllo. Controllo col mio medico di fiducia. E ciao, caro, ciao. Cosa succede? Oh, niente. Gente che viaggia, gente che sa male. Invece sono qui con te. Sono qui con te. Sì. Sono qui con te, ma me ne vado via un momento perché stavolta non mi fregano più. Pronto? Non so che cosa tu stia facendo, comunque qualunque cosa tu faccia, smettila di farla in quanto c'è il matto che viene a controllare se stai male e quindi cerca di stare male il meglio che puoi. Sì, d'accordo. Louis. I'm Karen, not Louise. Va bene, Karen, infilati questo impermeabile, dai. Io sick, malato. Tu, nurse, infermiera. Capito? No. D'accordo, non bisogna capire tutto nella vita. Ma questo sarebbe meglio che tu lo capissi. Io, sick. Tu, nurse, chiaro? Don't preoccupare. Eh? Don't preoccupare. Vai, open the door. E ricordare, io sick. Very sick, capito? Se no, io farei a te due occhi così. Buonasera, signorine. I don't understand. E come sta Petarin? Ho portato il mio medico di fiducia, non si sa mai, sai, in questi casi. Buonasera. Il dottor Grandini. Acqua. Come stai? Sì, generale, vogliamo domani. Faremo il looping. Polo rovescio. Cardioide. Doppio tonno. Delirio. Le pare grave? Non so. Che cos'è? Grappa. It's a wonderful drink. Ecco. 42. I don't understand. 42. Dottore, sono cintura nera di judo. Dottore, sono cintura nera di judo. Le piacerebbe provare una presa? No. Sono malato, capito? Il judo è dolorosissimo. Malato! Lo so che è molto tardi, signora, ma è urgente. Il tenente del prete è partito 2 ore fa alla mamma grave a Trofarello, povero... Will! Come? Scusi, signora, non volevo. Buonasera, scusi. Evitare... Silenzio! È già malato! E allora, dottore? Ma direi che si tratta di una lieve malformazione, quasi così, non so... Il cuore che avendo una lieve aritmia ha provocato ancora una disfunzione di... cos'è questo? Un reggicoso? Oh, mia moglie. Desidera? Desidera sapere se sono grave.
No, per carità, riposo, mi raccomando, riposo. Sì, generale. Coraggio, Peter, vedrai che ce la farai. E lei, se avesse bisogno di qualcosa, mi telefoni per caso e le lascio il numero. Dottore, prevedo una lunga convalescenza. I don't understand. Adesso te lo spiego io. La signora Orlando, madre del tenente Orlando? Qui è il tenente Orlando. Buongiorno, mamma. Mi spiace, mamma, di averti svegliato. Anzi, non me ne importa niente, perché domani, cioè oggi, cioè stamattina, volo, mamma. Volo! Ma questa volta è sicuro, mamma. Sicuro! È lieta di darvi il suo benvenuto qui alla base aerea di Rivolto. Aprono la manifestazione i paracadutisti inglesi con una serie di lanci di precisione. Come ogni anno, molti e illustri sono i partecipanti e la Patrouille de France e i Red Arrows inglesi saranno, insieme alle nostre frecce tricolori, il clou della manifestazione. Da anni ormai però, le pattuglie acrobatiche inglesi e italiane trionfano nelle varie manifestazioni. La coppa che premia il vincitore viaggia dall'Italia all'Inghilterra e viceversa nell'alternarsi delle vittorie. Fra poco, con il decollo della Patrouille de France, avrà inizio. Buongiorno. 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 Ho saputo che finalmente suo figlio vola. Ah sì, fa il solista. Che buffo. Ogni volta che dice solista mi aspetto che suoni al pianoforte un preludio di Chopin. Sì, signorino, ho provato con l'intercomunale, ho provato con la teleselezione, ho provato con tutto. Sì, grazie. Ehi. È arrivato il permesso? Ma che? È da stamattina che sta bombardando Roma di telefonate. Pare che ci sia un guasto là. Oh, finalmente. Pronto? Signorina, c'è qualcuno in ufficio? Come? C'è Maria Grazia. Chi c'è? C'è Maria Grazia. C'è anche Rossana. No, lasci perdere, ho capito. No, signorina, no, c'è un equivoco. Posso sapere se c'è qualche sorpresa in programma? Ti preoccuperebbe? No, ma sai, mia moglie si è abituata a bere il suo porto nella coppa conquistata a Parigi. Manderò a tua moglie un servizio di bicchieri. Non li apprezzerà. Lo faranno? Gliel'ho proibito. E allora lo faranno. Dici? Scusatemi un attimo. Mi scusi, signor Colombo. Thank you.
Bellini, sei ubriaco? Sì, di gioia. Forse non lo sai, ma oggi volo. Sì, sì, ne sono stato informato. Morricone cos'è? Cerca almeno di capirlo. Perché? È un anno che aspetta di volare da solista. Ma va. Eh sì, e oggi che Del Prete è da sua madre, Pettarin K.O., la pattuglia con il programma limitato, tu gli voli sotto il naso e sei l'unico a coprirti di gloria. Attenzione signori, i Red Arrows si preparano al decollo. Poco tocca a voi, signori. Se avete delle idee in testa, farete bene a lasciarla a terra. Chiaro? Perché no? Ma no, è il tic. Ah. Salve, solista. È andata decisamente bene oggi. Insomma, andiamo a fare i controlli. Paolo! Che cosa c'è? Emozionato? Senti, di a Morricone che da solista voli lui. Io posso volare da secondo fanalino se ti sta bene. Mi sta bene, rompiscatole. Bravo! È diventato finalmente un uomo. E perché scusi, prima cos'ero? Mi sta bene, rompiscatole. Bravo, è diventato finalmente un uomo. Ma perché scusi, prima cos'ero? Una checca? Orlando, Morricone, vai Mona. Colonnello! Uffa!
Moschini molto preoccupato. Addio Coppa. I Redaros hanno concluso la loro esibizione con un perfetto tonneau sull'asse e si preparano ora al decollo le frecce tricolori. Cosa fai combinato così? Cerco di non dare nell'occhio, dovrei essere malato. Perché? Per far volare quel rompiscatole. Così almeno si riuscirà a vivere tranquilli. Dammi una sigaretta, va? Tieni. Ma sì, meglio così. Una volta per tutte. Visto? Lui vola e io mi levo il complesso del filtro. Mi scusi, colonnello. Ma cosa vuoi? Sempre fra i piedi. Scusi, c'è un fonogramma, sono tre ore che è arrivato. Di sopra. Di sotto. Sì, di sopra. Che è successo? Il permesso per il doppio tonno. Ah, ma dove va? A comunicarglielo. Ma se quelli sanno che il permesso è arrivato non lo fanno più. Dici? Ah. Stiamo andando bene, capo. Facciamo il doppio tonno e la coppa è nostra. Piantala, Gianni. Non accetto provocazioni. Però Orlando ha ragione, capo. Io la rischierei.
carriera? Io ci sto, capo, ci sto. Chi non risica non rosica. Aspettiamo solo il tuo via, capo. Pronti per il doppio tonnello. Via! Pronti per il doppio tonnello. Via! Hai visto che l'hanno fatto? Per colpa, striga. La colpa è nostra. Eccola la coppa. Adesso finalmente è nostra. Solo che 6 mesi dopo gli inglesi, a Londra, hanno inventato un'altra figura. Il triplo tonneau rovescio con avvitamento. E noi abbiamo dovuto ricominciare da capo. E adesso eccoci qui a cercare un'idea. Come al solito, insomma.